Si intitola La calunnia è un venticello, tratto dalla famosa aria del barbiere di Siviglia e del carro creato dal maestro Pierluigi Piccinetti, dedicato a Rossini. Sarà un teatro su ruote quello che vedremo sfilare nel corso mascherato di quest'anno, una vera allegoria del mondo rossiniano a tutto tondo, dove saranno rappresentate le opere, la vita e le passioni del celebre compositore. Nella Sala della Concordia il sindaco di Fano e quello di Pesaro, assieme alla presidente dell'ente carnevalesca, hanno sottoscritto l'accordo che sancisce questa comunione di intenti, nata sulle basi di pregressi rapporti di buon vicinato e di collaborazione fattiva ed altre strategie tra i due comuni, come Liti e la mostra del Rinascimento Segreto, dove l'interesse comune sovrasta quello campanilistico per una comune promozione territoriale. Questa collaborazione porta a fare un carro con le sue allegorie, un carro molto bello, è un'occasione per valorizzare e promuovere e pubblicizzare il nostro carnevale e allo stesso tempo Rossini, e anche le polemiche, le critiche che ci sono aiutano anche a promuoverlo, ma soprattutto qui c'è una... È un'opera d'arte questa che viene realizzata, ma è anche una collaborazione per valorizzare un territorio con le sue peculiarità, con le sue ricchezze, con i suoi valori nel suo insieme, per essere più forti anche in una promozione più ampia. 40.000 euro di budget messo sul piatto dal comune pesarese ed il resto sarà a carico dell'ente carnevalesca, per un carro che svetterà non solo per le maestose dimensioni e movimenti, ma anche per il costo, attestandosi approssimativamente attorno ai 70.000 euro, il doppio quasi di un carro allestito fino ad oggi, e la cui presenza scenica verrà ancor più enfatizzata dal fatto che i tre carri restanti di prima categoria che vedremo sfilare al suo fianco saranno esattamente gli stessi dello scorso anno, senza alcuna modifica. Nulla toglie questo però alla creatività del suo ideatore e dall'idea che sta alla base di questo progetto, che trascende dal risultato locale ma che va letto in chiave nazionale se non mondiale. E si aprirà ufficialmente a Fano, perché le celebrazioni inizieranno alla fine di febbraio, ma già con questo carro il 28 di gennaio cominceremo a comunicare all'Italia e al mondo ciò che avverrà nel prossimo anno attraverso un'opera straordinaria, grazie a Piccinetti che ha fatto una cosa veramente bellissima e grazie a una grandissima tradizione che c'è. Gioachino Rossini e Fano sono legati da più di un aspetto, sia artistico che di vita vissuta. Nel 1801, per il carnevale a 9 anni non ancora compiuti, è presente assieme alla madre nell'orchestra del Teatro della Fortuna, e dove pare sia anche sbocciata una simpatica e appassionata amicizia, e anche ricambiata con una coetanea, oltre che al suo smisurato amore per la cucina. Queste le trame ispiratrici per questa opera che potrebbe ampiamente tener testa ai più celebrati carri viareggini. Fano, Pesaro e l'ente carnevalesca sono insieme per un fine comune: l'arte, il carnevale, Rossini e diciamo un'amicizia. Quindi via tutti i campanilismi, e quindi tramite il carnevale Fano e Pesaro diventano amici e tanta cultura va nel mondo.